Buon giovedì, ben ritrovati con Verò, l'appuntamento è il numero 19, siamo quasi alla soglia dei 20 e siamo in pieno Tour de France. Oggi successo di Nils Polit con Pogacar che ovviamente tiene con ampio margine la maglia di leader della classifica. Parleremo di questo, ma questa sera ovviamente avremo tanto spazio per il mondo della pista con le convocazioni di Marco Villa, che poi avremo tra una trentina di minuti. Con lui parleremo di quelle che saranno le prospettive per Tokyo 2020, ovviamente in tutte le varie specialità della pista. Ma oggi per noi è una bella giornata perché è arrivata anche l'ufficialità di Giulio Ciccone, lo sapevamo, è arrivata anche l'ufficialità di Marta Bastianelli, che sarà una delle punte di diamante della squadra di Salvoldi, sempre a Tokyo 2020. Peraltro poi vi faremo ascoltare l'intervista a Marta realizzata qualche minuto fa, lei che sta correndo il Giro d'Italia donne, oggi vittoria della Vos. La Van der Breggen è ancora leader della classifica, vittoria della Vos sulla Longo Borghini, che sarà di fatto la capitana della delegazione azzurra a Tokyo 2020. Come avete visto, tantissimi gli argomenti che tratteremo con voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, anche come commento sotto la nostra diretta Facebook e soprattutto con i nostri ospiti che vado a salutare e ringraziare. Poi lo ricorderò nel corso della trasmissione. Settimana prossima non saremo in onda giovedì, ma 24 ore dopo, venerdì. E dunque, poi lo farò un remind strada facendo due o tre volte. Saluto e do il buon giovedì all'ideatore della trasmissione, nonché padrone di casa, Luciano Robottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Al tuo fianco, visto che parliamo di pista, ritrovo con piacere Antonio Di Rizio. Ciao Antonio! Buonasera a tutti, ben rivisti. E in collegamento? Ciao Riccardo, Riccardo Magrini. Buonasera, ciao. Allora, tanti gli argomenti. Poi ovviamente nell'ultima parte parleremo anche di mobilità sostenibile, perché caro Luciano sei reduce dalla tre giorni di Ecomob. Avremo la rubrica del nostro Moreno di Labio. Queste sono le dirette Facebook, sulla pagina di Velo, sulla pagina di TV6, dove volete, anche sul canale YouTube. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, l'anteprima finisce qua, torniamo tra poco. Dropping in.
Spikeware. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Ecomob Expo Village 2021. Tre giorni di Expo nella suggestiva cornice del Marina di Pescara. Test drive di e-bike, scooter e auto elettriche. Turismo attivo. Cicloturismo. Convegni e meeting sui principali argomenti dell'Expo. Ecomob Expo. Fai un pieno di cultura ecosostenibile. Per chi ci segue in diretta, l'appuntamento è il numero 19 con Velo in piano Tour de France in questo luglio caldo, caldissimo al limite del bollente. Tra poco iniziamo a parlare di quello che è successo nella Grand Boucle, Luciano, però prima a te e poi anche a Riccardo, che lo ha ricordato oggi in telecronaca l'apertura, purtroppo è d'obbligo ed è il ricordo di Piero Falorni, che insomma ci ha lasciato questa mattina. È un corridore classe 1900, ex corridore classe 1952, venuto a mancare a pochi chilometri da casa sua, proprio in gruppo di fatto, e lo vedete peraltro con la maglia della GIS, eccolo qua. A te e ovviamente a Riccardo, che lo ha fatto anche oggi in diretta, un ricordo di sì, Piero Falorni. Diciamo che noi lo volevamo ricordare perché ho apprezzato molto le qualità di questo atleta, specialmente nel mondo dilettantistico. Io ero appena passato nel mondo dilettantistico, ogni qualvolta andavamo in Toscana dovevamo confrontarci con atleti di altissima qualità. In Toscana c'era una grandissima squadra che era la Chima, dove appunto correva Falorni, ma c'era corridori come Veltro, Fatato, Carpane, Passuello, Mazzantini, tutti corridori che poi negli anni successivi sono passati professionisti. Io ho seguito molto la carriera di Piero, perché poi loro sono passati, io sono rimasto dilettante perché mi piaceva molto come atleta, perché a prescindere il suo carattere molto tranquillo, però aveva una classe immensa, una posizione in bicicletta veramente interessante. Quindi l'ho seguito, purtroppo poi nel mondo professionistico non si è adeguato probabilmente molto e poi ha lasciato il mondo del ciclismo, anche se negli ultimi 10 anni era rientrato perché faceva il cuoco alla nazionale italiana, legato molto a Paolo Bettini, a Ballerini, ad Alfredo Martini, quindi un personaggio che poi dopo la sua carriera
purtroppo breve nel professionismo, rimase appunto nel nostro ambiente. Un bel personaggio, un personaggio, come ripeto, un personaggio tranquillo che si è saputo far molto rispettare da tutti, perché effettivamente era un bravissimo ragazzo. E Riccardo sicuramente lo conosce meglio di me, perché è un corridore toscano che nel mondo dilettantistico si è confrontato molto, Riccardo, con te, perché della tua generazione, mi piacerebbe da te sentire qualche parola su Piero, appunto. Guarda, Luciano, ti voglio bene e devo dire che questo omaggio a Piero è veramente molto bello da parte tua, da parte vostra, perché sai, quando uno se ne va sono tutti bravi, però effettivamente Piero è una persona speciale. È stata una botta clamorosa oggi, perché sai, quelle cose che non ti aspetti, poi insomma sai, quando succedono queste cose rimani molto scosso, colpito. Io stasera, scusatemi, ma sono piuttosto mi rimane difficile parlare di Piero. Piero, hai detto bene, pensa, Luciano, che la prima vittoria mia da dilettante l'ho fatta proprio davanti a lui, e lo prendevo sempre in giro perché a Cantagrillo, a Pontestella, era il mio primo anno da dilettante. Lui correva in quel momento nella Salco di Empoli, uno squadrone, è sempre stato in squadre molto forti, come appunto ricordavi la Castello Chima. Era un corridore leale, un corridore forte, di classe, e poi dopo, una volta che aveva fatto la sua esperienza nel professionismo, aveva aperto un ristorante che era un po' il covo di tutti noi. Tutte le volte che si passava da Cecina era immancabilmente un posto fisso. Paolo Bettini, diciamo che era la sua cassaforte. La Gemma, stamattina io l'ho sentita, non so dove ho trovato il coraggio, ma io ero molto legato a Piero, alla Gemma, sono molto legato a questi ragazzi, e ci siamo sentiti anche pochi giorni fa. Lui era arrabbiato con me perché ero passato dalla Maremma, non mi ero fermato da lui, ma vabbè, a parte queste cose che erano personali. Ma proprio l'altra sera con Gemma ci eravamo messaggiati, c'è un rapporto molto bello, e il fatto di stamattina che lui era andato in bicicletta con il solito gruppetto e poi è mancato, pare sia stato un arresto cardiaco improvviso e ha lasciato un po' tutti sconvolti. Ho sentito Paolo prima, Bettini che è a Bari per altri impegni, ci ha scosso un po' tutti. Io l'ho ricordato oggi perché mi sembrava normale, e devo dire grazie anche a voi, a TV6, per questo ricordo, perché insomma la scomparsa degli amici è sempre brutta, no? È una parte di te che se ne va. Io poi insomma sono recidivo, sono già morto, quindi mi sono salvato. Riccardo, ti posso far intervenire su Piero Faloni? Perché poi gli amici abruzzesi del ciclismo lo ricordano, perché Piero ha corso in quei 2 anni nel professionismo in casa GIS, quindi abbiamo seguito molto le sue vicende. Però io effettivamente su Piero Falorni ci avrei scommesso molto, ma molto di più. Invece in 2 anni si è spento tutto quel bel talento, quella classe che aveva, perché aveva una grande classe, un bellissimo colpo di pedale. Cioè, come mai secondo te poi non si è affermato come lo aveva fatto nel mondo dilettantistico? È il carattere. E lui aveva questo carattere, come hai detto te, molto gentile,
Non che uno deve essere cattivo per arrivare, però un po' di cattiveria agonistica ci vuole, no? E lui forse è stato un po' questo che lo ha. Era una persona molto sensibile, quindi sai, il passaggio dal professionista, dal dilettantismo al professionismo l'abbiamo provato un po' tutti, anche te, sai, all'inizio per ambientarci ci vuole un po' di tempo e lui forse questo suo carattere, anche un po' timido, sempre molto riservato, forse lo ha condizionato, però come dici te aveva delle grandi doti, aveva. Poi aveva anche classe, aveva stile. Io stamattina con Gemma mi ha sconvolto un po' perché lei forse non si rendeva conto di quello che era successo. Io ho sentito dopo un quarto d'ora praticamente che era successo la faccenda, mi hanno chiamato perché sapendo il legame che c'era fra noi, amici comuni mi hanno avvertito di questa cosa. E lui era anche uno molto meticoloso, aveva fatto l'elettrocardiogramma, doveva fare il tesserino per fare così, lo faceva, lui era molto preciso in queste cose, però il destino è così, d'altronde c'è poco da fare. Lui aveva una grande classe, però da professionista non ha reso per quello che doveva, che erano le sue qualità, Certo. e le ha messe a disposizione di tutti noi con delle grandi leccornie, grandi mangiate, grandi. Lui era, l'hai ricordato, era cuoco, è stato cuoco, grazie anche a Paolo Bettini della Nazionale. Lui ci godeva, ci teneva tantissimo a questo ruolo. E qui lo vediamo con un bel piatto con la Gemma. Eh beh, ragazzi, È scusatemi allora. andata. Vai Va Riccardo, ti bene, ringraziamo tanto per il grazie ricordo soprattutto del su Piero. ricordo. Proviamo ad entrare invece in clima Tour de France. Mi è mancata il tuo messaggio ieri ed è per questo che io ti ho chiamato ieri, perché sapevo che non sarebbe arrivato il tuo messaggio ieri, Beh, perché diciamo la che doppia scalata sul Ventoux Riccardo ha detto a mezzogiorno e vinceva Van Aert, e sono testimone, Beh, e anche diciamo te, però ha che fatto un qualcosa di un bel capolavoro. Diciamo pure capolavoro, eh. che è entrato in quella fuga dove effettivamente il più talentuoso era lui e poi si è superato perché Van Aert sì, è un corridore, non uno scalatore puro, è un campione a 360 gradi. E in una giornata così sappiamo tutti che il Tour de France, le vittorie più prestigiose del Tour sono sul Mont Ventoux e a Parigi, Eh sì. perché sono le due perle del Tour. E qui effettivamente Van Aert ha fatto una grande azione, una giornata dove si è esaltato molto, ha saputo correre, poi negli ultimi chilometri effettivamente ne aveva anche di più degli altri ed è riuscito a portare a termine questa bellissima vittoria. In un tour dove effettivamente troviamo il Pogačar che già la prima settimana ha sentenziato per quanto riguarda la vittoria finale, anche se ritengo che il tour per il podio e per i primi 10 in classifica è ancora aperto, quindi ci sarà ancora molto, molta battaglia. Perché nei primi 10? Perché a volte sembra banale ricordare, sì, vincere il tour è la cosa più importante, però Vince uno. per le squadre e per i corridori arrivare sul podio o arrivare nei primi 10 del Tour de France significa moltissimo. Quindi io ritengo che già in questo prossimo fine settimana, con le tappe di sabato e domenica, dove ci saranno ben 9 Gran Premi della montagna, e poi ci sarà il giorno di riposo, e poi c'è martedì, mercoledì e giovedì, ancora tappe di montagna. E qui sicuramente ci sarà ancora da divertirsi molto, anche se obiettivamente
ritengo che Pogačar abbia la situazione sotto controllo, è uno che ci sta mettendo molta testa anche nelle tappe difficoltose come quella di oggi, che non presentavano gran premi della montagna, però a volte quando la tappa non è dura diventa molto più complicata controllarla. Lui lo sta facendo in modo abile, in modo intelligente e quindi non penso che possa avere grandi difficoltà. Qualcuno ieri aveva sottolineato un attimo di crisi, non so se sia stato crisi o sia stato un suggerimento anche da chi lo sta guidando dall'ammiraglia, perché io ritengo che anche quegli attimi di crisi della tappa di ieri non sia un segnale assolutamente di cedimento di questo corridore, ma c'è solo un piano tattico. Anche perché voglio dire, diciamo che parliamo di un ragazzo che sta dominando, che ha un vantaggio enorme, però tu sai che io sono, e vado da Riccardo, sono sempre uno che scappa un po' in avanti, perché poi c'è sempre bisogno giornalisticamente di cose che rendano lo sport in generale interessante. E allora, diciamo che, come ogni giornalista che si rispetti, ho già lasciato abbandonato la nave Pogačar, che oramai è in carrozza verso Parigi, per, caro Riccardo, abbracciare la causa di Jonas Vingegaard. Poi ti faccio sentire, perché c'è un profilo Twitter, non so se lo conosci, si chiama Cyclist Pronounced, cioè ti dice la pronuncia, tra un po' sentiremo come si pronuncia in danese Vingegaard. Questo ragazzo che effettivamente indossa la maglia bianca perché l'avrebbe Pogačar, ma ne ha una più prestigiosa addosso, che però è probabilmente l'unico fino a questo momento che ha messo un po' in discussione. Lo sentiamo, Maurizio, ci fai sentire come si pronuncia? Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard. Ok, diciamo che lo pronunciamo Vingegaard. È l'unico che ha messo in difficoltà Pogačar. È la prima volta che succede questo, perché Pogačar non aveva mai avuto, quando è andato soprattutto a rincorrere qualcuno, non aveva mai ceduto, anzi semmai aveva contrattaccato. E ieri sono d'accordo su quello che ha detto Luciano, non so se lui o su della macchina, però non era una crisi, ma ha avuto una mezza smorfia, ma ha saputo ragionare, perché dice: perché devo andare dietro a rischiare di fare un fuorigiri, anche perché dopo la vetta c'era da fare una lunga discesa e c'era tutto il tempo per poter semmai recuperare, che poi è stato fatto. Quindi lui non ha ceduto, tant'è vero che dietro Uran e chi era l'altro, non mi ricordo, non l'hanno ripreso, quindi non era una vera e propria crisi. Ha avuto un momento di intelligenza tattica, secondo me, io l'ho anche sottolineato in telecronaca, lasciata andare, sì, Carapaz, scusate, infatti mi ricordavo che era Carapaz e Uran erano dietro. Fondamentalmente poi è stato ripreso Vingegaard, però diciamo che hai fatto bene a prendere questo ragazzo giovane, perché ha delle qualità e effettivamente per ora potrebbe essere l'unico, perlomeno di quelli che abbiamo visto fino ad ora in salita, a dare un po' di filo da torcere a Pogačar. Credo che comunque la strada è ancora lunga per arrivare a Parigi, le corse sono sempre insidiose e quindi bisogna aspettare a proclamare vincitore, anche se effettivamente ha un margine di vantaggio notevole sugli altri. Poi c'è anche la cronometro, che insomma, se va come la scorsa cronometro non ha problemi. Ha detto bene anche in una tappa come quella di oggi, che l'hanno fatta a una media pazzesca. Non sono facili queste tappe da gestire. Lui ha lasciato sfogare tutti, poi ha messo la squadra davanti,
E questo è sintomo di grande intelligenza. E a un certo punto c'è stata una sfumatura, Luciano, non so se te ne sei accorto, se hai potuto seguire, quando la Ineos si è messa, a un certo punto c'era un po' di vento e hanno fatto un allungo, e lui insieme a Rui Costa è riandato davanti come per dire dove volete andare, sì. E ha rimesso tutto sotto controllo. Quindi sono piccole sfumature che fanno capire che lui, oltre ad andare forte, ha anche grande testa. Peraltro non è la prima volta, anche l'altro ieri, se non erro, con una giornata, soprattutto nelle curve, molto ventosa ad un certo punto, è stato sempre molto intelligente strategicamente a non farsi mai prendere d'infilata, e questo è comunque dà il senso della grandezza anche dal punto di vista della lettura strategica della corsa di Pogačar. Riccardo, rapidissimamente, perché non so se anche te hai questa sensazione che questo sport, soprattutto ultimamente, a livello anagrafico ma non solo, vada sempre in una rincorsa anagraficamente all'indietro, ok? Van Aert, poi Van Der Poel, poi Pogačar, che adesso rispetto a Vingegaard sembra già fin troppo inflazionato. C'è stato Evenepoel che ha rotto praticamente una sorta di status quo, e sembra sempre uno sport che torna all'indietro, per fortuna, anagraficamente. Non so se anche te hai questa sensazione. Cioè, oggi noi parliamo di Vingegaard e Pogačar sembra già, tra virgolette, un po' del passato, e Roglic sembra perdersi nella notte dei tempi. Sì, uno a 27-28 anni sembra già vecchio, però è frutto dei tempi. Ci sono questi ragazzi molto forti, molto giovani. È una discussione che avevamo affrontato anche ai microfoni di Eurosport in questi giorni, del perché, del per come può succedere questo. Credo che ci sia un'abitudine da parte dei ragazzi, dei giovani, a determinate preparazioni, anche a una certa cura più precisa e più ricercata rispetto al passato. E perché noi facevamo questo ragionamento? Perché era venuto fuori un tweet di De Gente dove diceva: io ho i valori come gli anni scorsi, anzi forse anche meglio, e questo l'aveva detto anche Vincenzo Nibali, rimango là. E quindi è molto semplice, perché credo che il livello si sia alzato notevolmente anche da parte di questi ragazzi che sono venuti fuori nell'ultimo periodo. La scuola danese mi sembra che sia lì, oltre alla scuola slovena, insomma, mi sembra che sia lì a dimostrarlo. I belgi naturalmente sono sempre stati bravi, però diciamo che la Danimarca e la Slovenia hanno sfornato diversi corridori nell'ultimo periodo molto bravi. Sì. Però da sottolineare pure che secondo in classifica, Riccardo, c'è un bellissimo Uran che abbiamo visto al Giro di Svizzera, che andava veramente tanto forte, e pure se non è giovanissimo, però sta mettendo veramente tanta intelligenza tattica a questo Tour de France, si ritrova secondo in classifica, secondo me ha il potenziale per arrivare al podio a Parigi, e questa dimostrazione che sì, i giovani vanno veramente tanto forte, però se prendi un corridore che ha quel pizzico di esperienza, quel pizzico di qualità, e secondo me Uran non è che vada più forte degli altri anni, forse va come gli altri anni, però in questo ciclismo si ritrova secondo in classifica pure. Ma perché lui, se vedi come corre Uran, sembra sempre lì che si stacchi da un momento all'altro, però poi quando poi c'è la selezione vera, lui c'è. È un corridore che tatticamente è molto forte, molto bravo, e poi secondo me dal Giro della Svizzera ha trovato la pedalata degli scorsi anni, insomma, quello che poi lui, insomma, un po' gliel'ha già fatto al Tour, e quindi è un corridore che ha ritrovato quella condizione atletica che gli permette di fare anche dei ragionamenti tecnico-tattici, perché lui corre benissimo,
forse uno dei migliori, insieme a Pogacar, che lo vedi come corre, è sempre nelle retrovie, rimangono 10 e lui è decimo, rimangono 7 e lui è settimo, poi quando è il momento viene fuori e quindi si merita, secondo me, tutto il secondo posto che c'ha. E poi attenzione, perché lui è sornione, però potrebbe anche inventarsi qualcosa all'ultimo, cioè le montagne ci sono ancora. Sì, e quindi, assolutamente. E poi anche soprattutto lui, e poi ci sono i Pirenei, e poi soprattutto lui, che è un corridore di fondo, potrebbe magari venire fuori alla distanza, perché la terza settimana, Luciano lo sai, è sempre quella tosta, quella dura. Ora non sto dicendo che Pogacar possa avere difficoltà, però un uccellino mi ha detto che lui soffre un po' il caldo, e per ora il caldo non c'è stato, forse è stato ieri un po' più e oggi un po' più caldo, quindi secondo me c'è ancora da divertirsi a questo tour. Avessero fatto il Giro d'Italia in questo periodo, altro che caldo, sarebbero morti tutti per strada. Allora, buonasera Jacopo, Riccardo e Luciano, mi sono collegato solo adesso per motivi di lavoro. Ah, Stefano, Stefano poi torna a casa e giustamente ci scrive. Volevo chiedere un pronostico sulla prova olimpica, se possiamo ambire a loro, visto che abbiamo una squadra forte e compatta. Luciano, Riccardo, veramente rapidamente. Il percorso è esigente, la prova olimpica non è una grande classica, non è un campionato del mondo, è una corsa molto strana, difficile anche da interpretare. Però tu hai sempre, perdonami, sì, sono 11 anni che facciamo questa trasmissione e al netto delle Olimpiadi che si fanno ogni 4 anni, però durante i mondiali le corse dove ci sono le nazionali, te hai sempre detto che sono corse ancora più difficili da interpretare, perché in realtà poi partono tante nazionali, non tutte con lo stesso numero di partenti, molte sono di fatto solo una mera presenza e poi in realtà la corsa quindi si screma molto facilmente in maniera... Sì. La mia filosofia è che a prescindere il mondiale e le Olimpiadi, adesso ci torneremo, però le prove mondiali secondo me dovrebbero essere fatte dalle squadre Pro Tour. Le squadre Pro Tour hanno il diritto e il dovere di partecipare a tutte le manifestazioni mondiali. Anche la prova mondiale secondo me le squadre Pro Tour dovrebbero fare la selezione dei propri atleti in base al percorso, in base alle caratteristiche tecniche e portare i propri atleti, quindi verrebbe il mondiale fatto proprio a livello qualitativo interessante. Ciò che non succede, perché poi nelle prove dei campionati del mondo arrivano anche gli egiziani, Sudafrica, cioè nazioni che obiettivamente sì, sono molto in ritardo al ciclismo internazionale, e così è anche la prova olimpica sarà una manifestazione dove partiranno, ok, 50-60 corridori di altissima qualità, sì, poi giustamente arriverà il Venezuela, arriverà ci saranno delle nazioni la Corea, che per forza di cose non potranno aspirare ad una medaglia. Quindi la prova di quest'anno, siccome sarà una prova molto dura e molto complicata, e qui vediamo abilmente il nostro regista ci mette anche l'altimetria, io ritengo che già... È fresco, è tornato dalle ferie, ecco perché. Fresco, sulla prima salita, il nostro Maurizio, se vogliamo, sulla seconda salita rimarranno quei 50-60 corridori di qualità, quindi la nostra nazionale con gli uomini che abbiamo... è una corsa che potrebbe essere controllata benissimo, e poi speriamo che possa esserci un corridore vincente come le caratteristiche appunto di questo percorso presenta. Noi abbiamo appunto Nibali, Ciccone, abbiamo corridori che possono far bene, quindi con un ottimo collettivo si può ambire anche a una medaglia, anche se sappiamo tutti che... Diciamo che i favoriti sono altri, sì, ok? Con il nostro collettivo. Anche all'europeo di calcio i favoriti erano altri, sì. E domenica tutto sommato abbiamo il 50%.
Noi del ciclismo sulla prova su strada speriamo di poter arrivare a medaglia, ciò che invece la pista potrebbe regalarci qualcosa di più interessante, qualcosa di più sicuro. Perché... Guarda chi abbiamo in collegamento, il commissario tecnico della Nazionale di Pista, Marco Villa, buonasera. Buonasera. Buonasera Marco e ti ringraziamo per il tuo intervento. Grazie a voi, figuratevi. Allora, Luciano diceva, se su strada insomma chiaramente non partiamo con i strafavori del pronostico, sulla pista molto molto meglio, molto molto di più, con ambizioni più ampie. Beh, intanto partiamo con un campione olimpico, quindi che ci dà sicurezza, in più è stato nominato anche portabandiera, quindi insomma vuol dire che come specialità olimpica siamo cresciuti tanto e insomma ci siamo fatti notare. Dopo, insomma, negli anni sono arrivati altri corridori, fra cui uno che si chiama Filippo Ganna, che se le Olimpiadi le avessimo fatte l'anno scorso avrebbe fatto solo il quartetto, però nel frattempo è diventato campione del mondo. Ci si è accorti di lui e farà anche la cronometro. Marco, quando è complicato preparare appunto una cronometro su strada, poi avere l'atleta sulla pista nell'inseguimento, quando è più difficile per Ganna preparare queste Olimpiadi? Ma io credo che sia difficile per tutti. Filippo non si sta inventando questa cosa da oggi, la strada, la pista la sta facendo da anni. Io credo che di pari passo sia cresciuto da una parte che dall'altra. Nel frattempo ha vinto si è vinto qualche mondiale in pista, si è fatto dei record del mondo e è riuscito a diventare campione del mondo anche nella cronometro, a vincere le ultime 4 tappe del cronometro del Giro d'Italia, quindi insomma sta facendo grandi cose. Sul fatto della compatibilità io credo che tutti hanno questo problema e nessuno sa qual è la strada migliore, perché chi sarà a Tokyo adesso sta correndo il Tour de France e magari non è la preparazione ideale, però sta correndo il Tour de France. Chi voleva essere al Tour de France e non è, ma che vuol vincere le Olimpiadi della cronometro, Rohan Dennis, e chissà dov'è, e magari vuol fare delle gare per prepararsi, non riesce a farle. Noi è da qualche anno che stiamo alternando strada e pista. Filippo ha fatto già degli esperimenti, perché prima del Giro d'Italia ha fatto l'altura, è ritornato, ha lavorato in pista cercando la condizione, è andato in Romandia un po' pieno di acido lattico, però credo che quel lavoro gli ha fatto bene e al Giro d'Italia ha tirato le somme e ha portato a casa dei risultati. Adesso ha riposato e sta rifacendo più o meno la stessa preparazione e speriamo in bene. Sì, ti volevo dire Marco, io ho letto una tua intervista di una decina di anni fa, appena eletto diciamo commissario tecnico della pista, che tu dicevi noi fra qualche anno diventeremo i grandi protagonisti del ciclismo su pista nel mondo. Questo piano piano si è verificato, ma chi te lo dava queste garanzie e questa certezza che noi saremmo cresciuti così bene con te? No, io credo che non sono io il fautore di questa situazione. Insomma, io credo che come Italia abbiamo sempre avuto una grande tradizione. Io ho corso con Lombardi e lo stesso Lombardi è diventato campione olimpico su pista e poi ha fatto delle grandissime cose su strada. Ho corso con Martinello, che andava forte su strada, ha vinto un'Olimpiade su pista e poi ha continuato anche su strada. Nel frattempo, proprio l'anno 96, l'anno delle Olimpiadi di Atlanta, dove ha vinto, ha vestito anche la maglia rosa al Giro d'Italia, quindi insomma non credo di aver scoperto l'acqua calda. Io ho cercato solo di
portare un po' di risultati per dare per portare questa mentalità. Sono riuscito a trovare persone, dico in federazione, e non sto qua a elencarle perché sicuramente farei brutte figure, mi dimenticherei di qualcuno, ma anche dei direttori sportivi, dei dirigenti di società, dai juniores ai professionisti, ai pro tour, a squadre pro tour, che mi hanno dato i ragazzi, hanno creduto nell'attività. Fortunatamente dopo la pista li ho anche restituiti e hanno vinto subito anche su strada. Io credo che questo ha dato un po' fiducia a questo ambiente che si era un po' andato a perdersi e dimenticato, ma che io credo che oltre a dare dei risultati personali, dia anche, faccia migliorare il corridore stesso. Antonio, vengo da te perché poi in realtà quello che vediamo a livello di nazionale italiana poi non può che essere anche frutto del lavoro sui territori, perché poi è chiaro che un commissario tecnico non fa altro che, insomma, raccogliere il frutto di quello, sì, che accade poi in tutto lo stivale. In Abruzzo come è cambiata da qualche anno a questa parte, da quando te, per esempio, e sono un po' di anni che ci conosciamo, ti occupi del settore pista? Beh, diciamo che nel corso della crescita che abbiamo avuto a livello nazionale è, diciamo, paragonabile a quella che abbiamo avuto ovviamente sul territorio regionale? Allora, sì, diciamo che noi stiamo seguendo l'onda e comunque l'interesse verso il ciclismo, la disciplina della pista, cioè, noi comunque ogni anno abbiamo quei 30-40 iscritti tra esordienti allievi, diciamo, quindi cerchiamo di seguire il trend, diciamo, del livello nazionale, diciamo, dei livelli alti, e quindi noi cerchiamo di promuovere e di aumentare la base e quindi dare, diciamo, linfa vitale al nostro CT. Però noi, diciamo, comunque abbiamo le nostre difficoltà, però i ragazzi comunque hanno interesse e voglia. Ma c'è stato un interesse crescente nel corso degli ultimi anni? Ecco, io questo cerco di capire. Sì, sì, allora da parte dei direttori sportivi c'è stato un cambiamento proprio della mentalità anche degli allenamenti, quindi abbinare oltre agli allenamenti su strada anche gli allenamenti su pista, quindi per esempio dare la possibilità, noi abbiamo sempre dato la possibilità a tutti di potersi allenare due volte alla settimana. In più cerchiamo anche sempre di organizzare delle gare in maniera che i ragazzi possano essere, diciamo, competitivi e prepararsi ai campionati italiani, diciamo, nel giusto modo. Comunque l'interesse c'è, la multidisciplina ormai in Abruzzo è stata abbracciata, insomma, da tutte le squadre e da tutti i direttori sportivi. Poi una volta ne siamo qualcuno di meno, qualche volta ne siamo di più, però, diciamo, c'è questa voglia di andare in pista e di fare allenamento lì. Antonio, quanto è stato difficile cercare di far cambiare le mentalità ai direttori sportivi, cioè quei direttori sportivi che dicevano chi fa strada fa solo strada, chi vuole fare pista fa solo pista. Qui invece voi, sì, avete cercato di cambiare la cultura anche del, sì, movimento. Noi ci abbiamo messo il nostro impegno a far capire e a invogliare anche i direttori sportivi a fare quel, diciamo, che mettiamo tra le virgolette, il sacrificio di venire il martedì e il giovedì in pista. Ovviamente diciamo, in Abruzzo c'è stato fino al 2015 un movimento un po', diciamo, che andava, e poi dopo sono arrivato io, ho cercato di migliorare, quindi anche utilizzando, diciamo, migliore le attrezzature, quindi comprando le biciclette, quindi anche il fatto che il ragazzo vedeva una bicicletta nuova con dei colori diversi, un po' più aerodinamica rispetto a quelle del passato, diciamo, hanno spinto, hanno anche incoraggiato i direttori sportivi ad accompagnarli o a Lanciano o ad Avezzano. Però, diciamo, noi il nostro impegno ce l'abbiamo messo, abbiamo cercato di fargli capire che la multidisciplina, quindi la pista, doveva... Certo, poi se hai un personaggio iconico come Filippo Ganna, ma anche Elia Viviani, sì, che è un, sì, olimpico, diciamo che tutto viene un po' di conseguenza, sì, voglio dire. Marco, voi come federazione, a prescindere, in questo momento siete super impegnate
per le Olimpiadi, però negli anni seguiti anche i centri pista collocati in tutta Italia, vi affacciate ogni tanto in questi centri, date i consigli, cosa fa la federazione da questo punto di vista? Beh, io ho sempre consigliato alla federazione che i tecnici dei centri devono essere invitati ai nostri allenamenti. Io sì, forse qualche centro sono andato a visitarlo, ma insomma il tempo è poco. Quello che faccio è invitare i ragazzi, faccio da gennaio fino a maggio, giugno, ad invitare i direttori sportivi, le regioni, a portarmi i ragazzi a Montichiari, e questo mettiamo a disposizione biciclette e metodologie di allenamento per far vedere quello che si può fare a Montichiari, si può fare anche a Lanciano e in altre piste. Però mi piacerebbe che anche i tecnici regionali vengano e partecipino ai nostri allenamenti, perché io magari parlo anche contro il mio interesse, alziamo qualche di livello qualche tecnico regionale che poi mi farà le scarpe a Marcovilla e diventerà tecnico nazionale, ma però dobbiamo alzare il livello anche dei tecnici regionali, ringiovanirlo per avere continuità, perché insomma ci sono tecnici che hanno fatto la storia del ciclismo nelle regioni, però insomma necessitano anche di un ricambio e noi dobbiamo offrire anche questo, insomma dobbiamo far vedere quello che serve la nazionale, quindi portare i tecnici regionali e vedono che cosa serve ad alto livello e magari indirizzano già da subito i ragazzi giovani a quello che bisogna fare dopo. Marco, invece ritornando sulle prove olimpiche, qual è il tuo lavoro di avvicinamento appunto alle Olimpiadi da qui in avanti? È un bel mix, perché mettere insieme tutti è difficile, insomma. Però c'è stato Ganna che ha fatto l'altura sullo Stelvio, invece qualcuno l'ha voluta fare a Livigno. Ogni 5-6 giorni ci troviamo tutti a Montichiari, facciamo un paio di giorni specifici e poi c'è chi va a correre su strada, c'è chi ritorna in altura. Insomma, no? Conciliare tutti gli appuntamenti in questo periodo è sempre difficile, però io credo che abbiamo dato un buon sistema d'allenamento, gli atleti stessi anche quando sono a casa richiamano qualche allenamento che facciamo in pista, e quindi quando ritornano in pista sono subito pronti e assimilano subito i lavori, e questo sono contento perché lo dice anche il cronometro. Ma io credo che insomma, non è solo il mio problema, perché colgo l'occasione per salutare Riccardo, però anche lui vede che nelle telecronache qualcuno della pista che sarà all'Olimpiadi c'è anche al Tour, quindi insomma, i problemi tra virgolette che ho io ce li hanno anche gli altri tecnici. Scusa Marco, ti voglio fare una domanda, visto che mi hai coinvolto, io sono stato in religioso silenzio ad aspettare. Hai fatto male. No, puoi intervenire quando vuoi. No, mi ha incuriosito la tua sfumatura su Rohan Dennis, no? Che dov'è non si sa. Dov'è? È scomparso. Ganna sta facendo il Monaco, vabbè. E lo sappiamo, lasciamolo stare stasera là. Stasera in mezzo alla neve. Sì, lasciamolo stare là nella neve con la seggiovia che va su, è bellissima questa storia. Purtroppo per ora non si può raccontare, la racconterò quando sarà il momento. Però ecco, ti volevo chiedere, so che stai lavorando e avete lavorato molto bene nel quartetto, con appunto facevi riferimento al cronometro e il cronometro parla bene, diciamo così. Quali sono gli avversari specificatamente del quartetto? Perché secondo me nel quartetto è la prova, perché le altre sono un po' più complicate, però il quartetto è una prova dove per conto mio tocca ferro dappertutto, insomma a medaglia ci si va, a medaglia ho detto, se non sono tre le medaglie, quindi a medaglia ci si va. Quali sono gli avversari nel quartetto che temi di più, che magari
sai dove sono, ecco, cosa fanno, perché un po' di spie ce l'avrai un po' in giro, no? Beh, insomma, qualcosa, però si guarda sui social, però non si può viaggiare, quindi si spia poco. Però è un anno e mezzo che non corriamo, l'ultima prova che abbiamo fatto è stato il Mondiale di Berlino e lì ci siamo lasciati con la Danimarca che ha vinto, ha fatto anche due record. Qui la Danimarca, ne abbiamo appena parlato, della scuola danese. È una bella scuola. Sì, hanno vinto loro, hanno fatto due record del mondo, di cui uno in semifinale con noi e ci hanno battuto per un decimo. Magari quel decimo avrebbe cambiato la storia di quel mondiale. Però insomma, ne siamo usciti convinti dei nostri mezzi con un 3.46, che credo che sia competitivo anche alle Olimpiadi. Però nel frattempo è passato un anno e mezzo, non abbiamo più corso. Speravo di correre in uno europeo che era in programma a giugno, invece è stato annullato. C'erano due coppe del mondo, una a Newport prima del Giro d'Italia e quella assieme a chi doveva fare il Giro d'Italia, come Pippo, e come Gann e Viviani, l'avevamo battezzata come una prova e poi invece è stata annullata anche quella. Quindi insomma, noi ci siamo un po' persi cosa fanno gli altri, però credo che anche gli altri ci sono persi quello che facciamo noi. Credo che gli altri hanno visto l'evoluzione di Ganna e se tanto mi dà tanto, magari se la rapportano i tempi in pista, magari devono preoccuparsi. Con Sonny è cresciuto tanto, Elia l'ho trovato molto bene, peccato che non ha raccolto poco il giro, ma secondo me era competitivo per fare delle belle volate. Ha vinto appena dopo, anche se non era il Giro d'Italia, ma come sempre è difficile vincere. Alla Sei Giorni di Fiorenzuola l'ho rivisto tornare a fare quelle volate che un po' che gli mancavano, quindi insomma sono fiducioso. È vero che, come dice Riccardo, il quartetto è un po' il termometro, perché sai il tempo che fai e più o meno riesci a capire cosa potresti fare, però insomma le gare come l'Omnium e la Madison sono gare di situazione, tante cose possono cambiare. Noi non partiamo favoritissimi, però partiamo da campioni olimpici nell'Omnium e nella Madison con Consolni e Viviani. Insomma, io credo che abbiamo una bella coppia. C'è differenza, Marco, fra la pista che troverete là alle Olimpiadi con quella di Montichiari, come scorrevolezza, le curve, le gradazioni, perché anche questo è importante, no? Sì, la pista di Montichiari è una bella pista, quindi partiamo da un buon livello. È veloce. Io Tokyo l'ho vista dal di fuori, non ci abbiamo corso, non avevamo anche lì in programma una preolimpica, ma non siamo riusciti ad andarla a fare e quindi andremo un po' a sensazioni degli ultimi 5 giorni, perché anche lì prima di 5 giorni al velodromo non ci lasciano entrare, però sarà così per tutti. Però insomma la pista è più o meno come quella di Montichiari, ha forse la curva un po' più ampia, un po' più alta, quindi favorisce anche per chi deve cambiare, per chi cambia bene, fare dei bei cambi e recuperare, andare subito a ruota, e quindi insomma può rivelarsi una bella pista scorrevole. È un'incognita del tempo, perché là sarà molto umido e c'è da capire quanta umidità ci sarà nel velodromo, e quello incide molto sulla prestazione, sui rapporti da usare. Insomma, in 5 giorni dovremo trovare il giusto feeling. Scusami, Marco, con una pista veloce possiamo abbassare i record del mondo, secondo te, o le condizioni atmosferiche penalizzeranno molto queste prove olimpiche? Bah, io, se ci sarà tanta umidità sarà difficile, ma se non ci hanno ancora risposto sul fatto che ci siano climatizzatori o no, per se fosse un'area climatizzata, quindi secca e calda,
io credo che si andrà vicino al record del mondo. Una cosa è certa, Marco, non ci sarà pubblico, quindi questo può influire favorevolmente a questa cosa, no? Sì, l'umidità sarà un filino meno rispetto al solito, però l'importante è sapere se ci sarà l'aria climatizzata o no, perché togliere l'umidità, ok, sarà difficile raffreddare il velodromo, ma già togliere l'umidità velocizzerà molto la pista, insomma, con i quartetti rodati da 4 anni di allenamenti e di esperienze, io credo che vicino al record del mondo ci si può andare, però noi ci siamo. Ma come Marco, ma che, guarda, mi ha fatto ritornare il sorriso Marco stasera, insomma, era una serata un po' particolare, grazie Marco, perché mi hai fatto con questa espressione tua finale, con questo sorriso pacioso. No, ma sai, io ho un gruppo e mi fido ciecamente di questo gruppo, dopo se gli altri andranno più forte ci abbracceremo ugualmente. Vabbè, certo. E si andrà avanti. Per concludere, Marco, ti volevo dire, il portabandiera sarà Viviani, è un premio all'atleta, alla federazione, a questo settore pista che ha regalato tantissimo al movimento sportivo italiano, secondo te? Ma io credo che principalmente sia un premio allo sportivo Elia Viviani, perché è un ragazzo che vive 24 ore anche quando dorme di sport e soprattutto di ciclismo, ma però insomma rappresentare lo sport italiano alle Olimpiadi vuol dire essere completi e lì è completo anche in questo, insomma segue tutti gli sport, è attento a tutto e io credo che insomma sia un bel portabandiera. Prima di salutare Marco Villa volevo chiedendogli perdono perché magari gli abbiamo riservato poco spazio, Antonio, problema. Ma gli appuntamenti nella nostra regione con la pista ovviamente. Noi stiamo organizzando il 20 e il 21 di luglio due pomeriggi, quest'anno diciamo non sono io solo il promotore di questa gara ma anche la Villa Magna Bike, faremo il 20 di luglio nel pomeriggio dalle 15 fino a termine manifestazione l'Omnium Endurance con tutte le prove per allievi ed esordienti, scratch, tempo race, non voglio fare brutta figura in presenza del CT, corsa appunti e eliminazione, e poi diciamo il giorno dopo invece faremo la velocità e l'inseguimento individuale, e quindi diciamo avremo, spero di avere, sarà difficile avere 100 iscritti come l'anno scorso, però io almeno una 50-60 spero di averli tra tutte e due le giornate. Noi ce l'auguriamo ovviamente. Noi dobbiamo andare in pubblicità, allora, visto che prima sorrideva Riccardo, adesso lo faccio sorridere ancora di più, gli farà piacere sapere che ho sforato di 21 minuti rispetto alla pubblicità. 21 minuti, io penso che non mi era mai capitato. Va bene, grazie ad Antonio Di Rizzo per essere stato con noi e grazie soprattutto in bocca al lupo a Marco Villa per le prove olimpiche e soprattutto gli faccio un grande in bocca al lupo perché ho scoperto tramite la foto del profilo WhatsApp che adesso ciclismo a parte però la fede calcistica ci lega in maniera assolutamente indissolubile, non è un bellissimo momento però magari i sorrisi arrivano dalla pista più che dal calcio. Grazie a Marco Villa e per lupo in bocca al lupo. Ciao Marco. Ciao Riccardo. Grazie a Marco Villa, grazie a Antonio Di Rizzo. Grazie a voi. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
Gagliotti ricambi industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Eccoci rientrati, seconda parte di Velo per questa sera. Adesso ci andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato poco prima della trasmissione, perché ovviamente è in corso il Giro d'Italia donne alla nostra, oramai la definiamo nostra, Marta Bastianelli, convocata per Tokyo 2020 per la prova su strada. Ovviamente il capitano sarà la campionessa d'Italia Elisa Longoborghini, ma Marta, insomma, abbiamo fatto una chiacchierata con lei perché è abituata soprattutto ai grandi appuntamenti internazionali. Vediamo l'intervista. Marta, allora complimenti, perché insomma è notizia di qualche ora fa, la convocazione a Tokyo 2020. Ma sicuramente una bellissima, diciamo, emozione. Insomma, dopo 13 anni che rincorro questo sogno, posso dire ufficialmente che non è mai troppo tardi. E quindi sono oltre che felice, ringrazio anche un po' per la fiducia che mi è stata data, e sarò sicuramente lì per mettere a disposizione le mie caratteristiche come mi è stato richiesto e per essere di supporto ad una grande squadra. Quindi sono veramente felice, probabilmente ancora non mi rendo conto perché poi adesso sono al giro, quindi comunque ci sono tante altre emozioni che stiamo vivendo, però credo che sia veramente un qualcosa di eccezionale. In chiave femminile, Marta, che tipo di campionato di corsa olimpica dobbiamo aspettarci anche in relazione al percorso, tradotto, che gara farà l'Italia? Ma sicuramente è un percorso molto diverso dagli uomini, ed è per questo che il CT ha deciso di, diciamo, di non concentrarsi soltanto su una squadra che potesse essere una squadra, diciamo, da scalatrici, e quindi ha preferito portare anche una punta più veloce, come poi ha sempre fatto in tutte le altre competizioni, e proprio perché dobbiamo tener conto anche di, diciamo, di un tipo di gara che si possa presentare aperto a qualsiasi occasione. Quindi saremo pronti in caso di magari arrivo in solitaria, quindi in caso di arrivo in gruppetto. Credo che poi ce la giocheremo abbastanza in forma aperta. Possiamo dire che sulla carta il capitano è Elisa Longoborghini, che è anche campionessa d'Italia in carica, però Marta Bastianelli è abituata ai grandi, grandissimi appuntamenti internazionali.
Sicuramente siamo di supporto a un'Elisa che poi sta dimostrando e ha sempre dimostrato di essere in questo momento la più forte in Italia, anche in campo internazionale, e ci teniamo in considerazione anche il fatto che possa arrivare un gruppetto e quindi io possa mettere a disposizione poi le mie caratteristiche in quel caso. Stai correndo il Giro d'Italia, Marta, peraltro oggi un'azione nel finale quando mancavano 10 chilometri al termine. Questa vicinanza Giro d'Italia Olimpiade, come l'avete programmata? Cioè, quale sarà il vostro programma una volta finito l'11 la Corsa Rosa? Allora, praticamente il Giro d'Italia è sicuramente un buon trampolino di lancio e una gara importantissima per rifinire un po' tutta la preparazione olimpica. Finito qui domenica staremo 3 giorni a casa, il tempo di fare tampone e preparare di nuovo la valigia, perché ci vedremo il 15 a Milano, dove partiremo poi il 17, e quindi siamo insomma pronti, ecco, per questa nuova... appunto per questa nuova settimana molto intensa. E il tuo Giro d'Italia come sta andando? Il mio Giro d'Italia sta andando abbastanza bene e vedo che giorno dopo giorno cresco molto di condizione, e oggi appunto abbiamo tentato questa azione perché l'arrivo era in leggera salita e quindi volevamo un po' anche provare con le nostre scalatrici, quindi ho tentato un po' di mettere in difficoltà il gruppo, che poi è stato costretto a venirmi a prendere. Con il seno del poi forse mi sono anche un po' pentita, perché magari potrei aver aspettato, visto che ha vinto la vostra, potrei aver insomma aspettato questo 2 chilometri poi di salita dove ci portava sul finale, magari lì potevo anch'io insomma dire la mia, però credo che mi serva molto per fare fatica e quindi sono felice così. Domani è un'altra buona occasione per noi, perché è un arrivo in volata, poi abbiamo sabato che è una gara che sarà una tappa molto impegnativa, arriveremo sul monte Matailleur in Udine, in provincia di Udine, e poi domenica anche un'altra buona tappa per le nostre caratteristiche, molto movimentata. Campionessa d'Italia, campionessa d'Europa e anche campionessa del mondo del 2007, fai tutti gli scongiuri che vuoi, però mancherebbe solo l'Olimpiade, ti do il tempo di fare gli scongiuri che vuoi. No, diciamo che intanto per me, credetemi, che partecipare è stata un qualcosa di eccezionale, perché l'ho rincorso per 13 anni e ogni quadriennio c'era un problema diverso, quindi essere qui ad oggi a 34 anni credo che sia una buona occasione intanto, e sicuramente poi sarà anche una buona occasione per portare a casa una bellissima prestazione. Sul sito del CONI siete raggruppati tutti gli atleti per regione di provenienza, questo è nel Lazio, ma se noi diciamo Prodomo Nostra, che abbiamo due abruzzesi nelle corse su strada, una al maschile e una al femminile, sbagliamo? No, assolutamente, anche perché tra l'altro oggi è uscito un articolo, non ho letto ben dove, ma hanno citato tutti gli abruzzesi che faranno parte delle Olimpiadi, e ne siamo veramente tanti, quindi a me mi hanno messo tra gli abruzzesi, per cui ormai sono vostra. Sono felice comunque che vivo in questa bipolarità di due paesi, dove insomma nel mio paese stanno festeggiando perché anche lì da una vita che rincorriamo questo sogno, e quindi per loro è un qualcosa di eccezionale. Qui in Abruzzo con la mia famiglia e i miei suoceri, che sapete bene insomma impazziscono, anche loro sono emozionati, quindi vivo tra queste due emozioni grandi, pazzesche, un po' come il carnevale in Brasile che dura un mese, quindi questo durerà un anno intero i festeggiamenti, per cui insomma non oso immaginare poi scongiuri come dici tu, se dovesse esserci qualcosa di eccezionale cosa succederà, però siamo pronti a tutto. Grazie Marta, in bocca al lupo, buon giro e ovviamente buon Olimpiade. Grazie a voi e un abbraccio, buon proseguimento, grazie. In bocca al lupo dunque alla nostra Marta Bassiani, diciamo nostra, perché insomma avete sentito, oramai l'abbiamo praticamente adottata. Peraltro fatemi dire così è anche l'assist per presentare l'ospite che ci ha raggiunto. Fantastica in questo Giro d'Italia e non solo, la Gaia Realini, che sta facendo davvero cose sensazionali. Sesta a Prato Nevoso, non ai campionati italiani. Nazionale di ciclocross, bravissima, classe 2001, complimenti a Gaia Realini. Volevo dire che c'è un bellissimo movimento ciclistico regionale che sta crescendo molto, la Realini
veramente una grande sorpresa, è stata bravissima anche alla prova tricolore disputata 10 giorni fa, quindi veramente di ragazze ce ne sono tantissime. Faccio i complimenti a Marta per questa bellissima convocazione olimpica, una convocazione che premia un atleta che negli ultimi 10 anni ha dato tantissimo al movimento ciclistico italiano femminile, e quindi un grande in bocca al lupo per la prova olimpica. Assolutamente, Gaia Realini, pescarese, come l'assessore alla mobilità del Comune di Pescara, Luigi Alboremascia. Buonasera assessore. Bentrovati, buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera, reduce dalla 3 giorni di Ecomob, mobilità sostenibile non solo, kermesse che abbiamo seguito, Luciano c'eri anche te, poi nella rubrica del nostro Moreno di Labio, la bici in 200 secondi, hai intervistato te. Ti ho ritrovato anche lì. Allora assessore, innanzitutto è stato una 3 giorni che oramai è diventato di fatto un punto dell'estate, un punto forte dell'estate pescarese, questo Expo, perché poi in realtà una città come Pescara sente, così come tante altre, sente il bisogno di rendersi più green, e Ecomob è uno spunto annuale che ci riporta un po' sulla terra e ci fa insomma vedere le cose in maniera un po' diversa. Meno macchine, più 2 ruote, più pedali, meno motori. Beh, intanto partiamo da Ecomob. Ecomob ormai è diventato un evento riferimento su tutto quello che riguarda la mobilità sostenibile, ma non solo, anche il cicloturismo, anche il tempo libero, perché gli espositori di Ecomob offrono un momento variegato di condivisione di temi anche innovativi, ma nello stesso tempo che ormai sono consolidati nella cultura dei cittadini. È una manifestazione importante, credo che sia ormai collocabile tra quelle più importanti sul tema in Italia. E nonostante sia piccola di età, abbia 5-6 anni, credo che siano partiti gli amici Gian Lorenzo nel 2015, il Comune di Pescara ha sempre creduto in questo progetto, l'ha sposato fin dall'inizio ed è stato presente sempre il Comune di Pescara con un proprio spazio. Quest'anno abbiamo voluto fare invece cose ancora più importanti rispetto agli anni passati. Avevamo uno stand molto grande, centrale, e ringrazio per questo Gianluca Gianlorenzo, perché ci ha offerto una possibilità più unica che rara. L'altra questione che tu, Jacopo, toccavi era quella del sempre più green. Beh, devo dire che la vicinanza delle nostre comunità a questi temi ha avuto una crescita esponenziale. Qualcuno dice che la pandemia, maledetta per tantissimi aspetti, sotto questo aspetto sia stata un'opportunità, abbia in qualche modo sollecitato miracolosamente una sensibilità verso questi temi. Uso della bicicletta, mobilità alternativa. Io credo che queste siano motivazioni vere, reali, ma accanto a questo c'è ormai una crescita culturale. Ci sono ancora i detrattori, c'è ancora una sacca di resistenza rispetto a questi temi, ma io lo dico sempre, ogni giorno questi sono i temi del futuro, sono i temi dei prossimi 15-20 anni, ma d'altra parte non lo diciamo solo noi, lo dice la Commissione europea, lo dicono gli obiettivi che sono stati posti per il 2030, quelli ambiziosissimi per il 2050, e sono iniziati anche, sono arrivati anche fondi. Iniziano ad arrivare fondi statali, fondi europei, e io penso che nei prossimi mesi arriveranno robuste iniezioni di risorse economiche per i comuni che ne hanno assolutamente bisogno proprio su queste tematiche. Assolutamente. Luciano, brevemente, che 3 giorni è stata? No, veramente voglio fare i complimenti agli organizzatori di Ecomob, appunto Gianluca e Mimmo Gianlorenzo, perché ogni anno si mettono veramente in discussione. E voglio ricordare che questa è l'unica fiera del centro e sud Italia che porta in risalto tutte queste problematiche.
Io ho sempre partecipato con la mia piccolissima azienda a queste manifestazioni perché è un momento di far conoscere anche il nostro marchio. In questo momento veramente c'è tante proposte a livello di biciclette da proporre al pubblico. A prescindere, io ero partito 30 anni fa con il mio punto vendita, dove si vendeva solo esclusivamente bici mountain bike o bici da corsa, ma negli ultimi anni il mercato si è allargato tantissimo e soprattutto negli ultimi 5-6 anni il mondo elettrico è esploso. È stata una 3 giorni veramente interessante, anche perché c'è stata una risposta di pubblico come sempre che ha dato molta attenzione a questa fiera. Io ritengo che bisogna anche migliorarla nel prossimo futuro e magari portare anche magari questa fiera nel centro della città, nel cuore della città. Ce lo scrivevano via messaggio. Sì, perché può essere un'idea. Ritengo che la tematica di questa fiera deve essere, siccome ha molto interesse al cittadino che vive al centro della città, secondo me Piazza Salotto potrebbe essere una location interessantissima, specialmente se lo facciamo nel periodo estivo. Se lo facciamo poi, come è successo anche nelle passate edizioni, a primavera o in autunno, può rimanere benissimo nella location del porto turistico, perché ritengo che la location del porto turistico offre grossi spazi, i parcheggi, le situazioni. Però siccome questa è una tematica importante della città, mi piacerebbe capire se questa fiera fosse spostata nel centro della città. Sono convinto che l'interesse sarebbe veramente maggiore. È una bella questione questa. Beh, intanto ricordiamo che Ecomob viene organizzata da Camera di Commercio e il regno, tra virgolette, della Camera di Commercio è senz'altro il porto turistico, che è proprietà della Camera di Commercio. Però la riflessione la condivido, perché poi potrebbero esserci problemi di natura logistica, hai detto bene Luciano, questione parcheggi, anche questione spazi, però la centralità dei luoghi che tu hai indicato, Piazza Salotto, Corso Umberto, Piazza Primo Maggio, potrebbe in effetti offrire anche una sorta di numero zero di Ecomob fatto nel centro di Pescara. È uno spunto di riflessione che dobbiamo trasmettere anche a Gianluca Giallorenzo, al suo papà, è uno spunto di riflessione che dobbiamo trasmettere alla Camera di Commercio. Io credo che quest'anno anche la data di luglio sia stata un po' condizionata dalla questione altalenante dell'emergenza sanitaria, sì, delle aperture, delle chiusure, delle riaperture. C'è stato il rinvio. Per chiunque oggi organizzare un evento di questo genere in queste condizioni è difficilissimo. Sì. Quindi vanno rivolti i plausi davvero di cuore agli organizzatori, perché lo sforzo è stato enorme. Mi diceva Gianluca che avrebbero potuto avere anche un numero maggiore di espositori se tutto si fosse svolto per esempio nella seconda o terza settimana di maggio, quando iniziano le giornate di sole, quando c'è anche piacere da parte delle persone di poter scoprire un pochino anche il mondo che c'è dietro Ecomob, tutti gli espositori e i temi che vengono toccati. Questo sta a loro deciderlo, il Comune di Pescara non si tira mai indietro rispetto a qualunque proposta che possa coinvolgere le nostre comunità. Assolutamente sì. Poi tra poco, assessore, ho ancora un altro paio di considerazioni e di curiosità. Riccardo, vengo da te. Hai notato un particolare? Hai sentito come ha sottolineato piccolissima azienda quando ha parlato della sua? Micro, Riccardo. Abbiamo parlato di temi alti, cultura green, e invece la mia domanda è l'aggettivo che Luciano ha utilizzato per descriversi. E credo che l'umiltà di Luciano sia sempre stata una grande prerogativa da parte sua. Invece io all'assessore volevo chiedere, visto che ho visto una cartina, però da questa postazione non riuscivo bene a vedere cos'era, un percorso o percorsi o ciclabili in progetto o esistenti
perché non ho capito bene che cosa fosse quella cartina dietro che abbiamo visto. Sì, grazie eccola Magrini qua. Per questa domanda. E mi dà la possibilità di poter indicare quello che è il biciplan, quello che viene inquadrato qui è un dettaglio del biciplan, è la nostra bike to cost, che ovviamente è un segmento che percorre la riviera di Pescara, ma che va a costituire, ad essere parte integrante di un percorso molto più ampio che la famosa bike to cost, che di fatto percorre tutto il litorale dell'Abruzzo. Quello che abbiamo inquadrato comunque è il biciplan. Il biciplan è uno strumento di pianificazione che fotografa la situazione esistente. Oggi a Pescara abbiamo quasi 40 km di percorsi ciclabili e quel biciplan fotografa la situazione esistente, indica quali sono le ciclovie principali. Abbiamo tra l'altro voluto dare alle direttrici più importanti anche dei nomi, in modo tale che da qui a qualche mese provvederemo anche ad installare una segnaletica sulle piste ciclabili. Questo per consentire a chi percorre una pista ciclabile di capire intanto dove si trova, dove può andare, con quali altre piste ciclabili può raccordarsi. Sì. Abbiamo sempre detto che segmenti di piste ciclabili creati nel tempo dovevano essere poi l'elemento base per poter creare un giorno una connessione che può dare organicità ai percorsi ciclabili di una città. Il mio obiettivo è di arrivare a 50 km di piste ciclabili entro questo mandato amministrativo, il che vuol dire creare un rapporto di 1 a 6. Pescara ha 350 km di strade, quindi la stessa distanza che separa Pescara da Bologna, tanto per fare un esempio. Avere 50 km di piste ciclabili vuol dire comunque avere un sesto di questo reticolo di strade che per tantissimi anni e decenni è stato destinato solo alle automobili, invece possa essere in quota parte destinato all'uso della bicicletta in sicurezza. Il biciplan, e concludo, è parte integrante di uno strumento molto più ampio che è il piano urbano della mobilità sostenibile. Piano urbano della mobilità sostenibile di cui Pescara è dotata. Tra pochi giorni approveremo definitivamente il primo piano urbano della mobilità sostenibile in Consiglio Comunale, è un po' il passaporto per interloquire con l'Unione Europea e quindi attingere o direttamente presso l'Unione Europea o attraverso il Ministero dell'Ambiente o il Ministero delle Infrastrutture a fondi fondamentali, importantissimi, che possono arrivare in città e che possono darci l'opportunità di incrementare ulteriormente l'offerta di piste ciclabili nella nostra città. Assessore, prima è importantissimo questo, assessore, e se posso, quello prego. Che è importante credo che sia il mantenimento, la manutenzione. Sì, perché grande fatica. E questo è credo che sia il punto più difficile del progetto, perché farla è semplice, è a mantenerla che è più difficile, credo che sia d'accordo, no? Verissimo, in realtà non è né semplice farle, perché sicuramente le norme più recenti hanno dato la possibilità di creare le bike lane, comunque di snellire anche un pochino i percorsi e quindi gravare meno sui bilanci dei comuni, però è comunque difficile realizzarle le piste ciclabili, non soltanto per lo sforzo economico, ma perché bisogna intanto trovare città che abbiano un'offerta urbanistica che possa essere confacente e consona alle piste ciclabili. Dico che per esempio eliminare posti auto crea sempre difficoltà e la pista ciclabile, se realizzata in un certo modo, in sicurezza, in corsia riservata, protetta per i ciclisti, comporta molto spesso inevitabilmente la perdita di posti auto e questo genera sempre una sorta di conflitto di carattere politico anche all'interno della comunità. Dall'altra parte è verissimo, la manutenzione è un altro aspetto complicatissimo sul quale aspetto occorrono tante risorse che i comuni in affanno non hanno. Io ho una spina nel fianco, una pista ciclabile in via Regina Margherita che purtroppo è devastata dagli apparati radicali degli alberi, dei pini che sono presenti in città in maniera massiccia,
e ho bisogno di 120-130 mila euro, e colgo occasione per dirlo perché molto spesso, Jacopo, mi chiedono: ma perché non rifate la pista ciclabile? Rifare quella pista ciclabile per alcune centinaia di metri comporta un impegno economico non indifferente. Sono due anni che cerco risorse che mancano sempre, forse ho individuato un fondo statale, spero in autunno di mettere mano a quel tratto ciclabile che viene utilizzato dai pescaresi, e con una riqualificazione, un'azione di manutenzione come quella che invocava Magrini, assolutamente indispensabile in quel caso. Assessore, prima vedevamo alcune immagini di Ecomob, lei che era presente nello stand del Comune di Pescara, e siccome all'inizio di questa puntata, in altro verso, stavamo parlando del Tour de France e di come il ciclismo odierno vada un po' all'indietro anagraficamente, l'abbiamo vista, ecco, con tanti sì, ragazzi. Sì, questa è un'iniziativa particolare, Jacopo, della quale Pedibus dovremmo parlare. È Pedibus. Bravo. Parliamone allora, perché la sensazione è che anagraficamente ci sia più... parlare anche a bambini molto piccoli si faccia meno fatica a spiegare queste cose qui. È vero, non è so verissimo. Se è d'accordo. È verissimo, questa era la conferenza stampa di presentazione del nostro spazio all'interno di Ecomob, e io ho voluto fortemente, nonostante non sia stato facile perché le scuole sono chiuse, quindi abbiamo dovuto coinvolgere i bambini che sono beati loro in vacanza, ho voluto assolutamente illustrare un progetto che è andato avanti per tutto l'anno, anche nei periodi più difficili dell'anno, che è stato appunto il Pedibus, partito in sordina, strutturato grazie alla collaborazione fondamentale dei genitori, degli insegnanti, in questo istituto comprensivo, che è l'Istituto Comprensivo 5 a Pescara, che comprende tre scuole sulle quali abbiamo avviato questa sperimentazione. C'è una maestra che si chiama Cristina Tarquini, eccola inquadrata, che io saluto, che è stata fondamentale nel creare la mediazione positiva tra istituzione comune, genitori e insegnanti, e abbiamo potuto strutturare appunto il Pedibus. Abbiamo fatto pochissima fatica a convincere i bambini, i quali poi sono diventati straordinariamente dei sostenitori, dei propulsori fondamentali, proprio per creare questa cultura nuova. Raggiungere la scuola la mattina non più con l'auto, non più con i genitori che sovraffollano gli spazi davanti alle scuole, creare delle stazioni di un percorso e quindi essere accompagnati dai genitori alla stazione più comoda, e poi costituire questo serpentone stupendo di berrettini, di pettorine, una fune che li unisce, tutti guidati da volontari e della FIAB, della Federazione Italiana Ambiente Bici, che ci dà una grande mano, i nostri percettori di reddito di cittadinanza, i nonni, i genitori, i volontari, che hanno consentito di strutturare questa iniziativa. E come dicevi tu, Jacopo, i bambini sono un volano straordinario, e investiamo sui bambini perché poi sono le future generazioni, intanto a dover vivere un mondo qualitativamente migliore, ma poi saranno un giorno loro stessi genitori, e quindi l'acquisizione di questa cultura da parte dei bambini vuol dire aver gettato un seme che sta germogliando già e che darà piante straordinarie. Questo veramente, assessore, è un sogno della mia vita. Io che sono nato in Belgio e che i miei primi anni scolastici l'ho fatto in Belgio, io mi ricordo che andavo in bicicletta, andavamo tutti i ragazzi, ma pioveva, faceva... Bravo. Ti ricordi, Riccardo, quando stavamo in Belgio? Che esperienza, certo, che abbiamo avuto? Certo, e quindi, io lavoravo in miniera, mi ricordo benissimo. Sì, e quindi... E quindi io che sono nato lì e ho questi ricordi, li ho ancora vivi, veramente sarebbe un sogno portare avanti questi progetti, e sono convinto che questa città ha le qualità e la forza di poterlo fare. Verissimo. Perché io ho notato che negli ultimi 4-5 anni già c'è la gente che va a lavorare in bicicletta. Io mi affaccio la mattina fuori dalla finestra di casa, vedo il pubblico che inizia a muoversi in bicicletta, quindi ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole costanza, ma sono sicuro che pian piano possiamo arrivare a questi obiettivi. Mobilità alternativa non vuol dire solo ovviamente bicicletta, che è la regina degli spostamenti. Voglio ricordare che abbiamo un progetto ormai da un anno che va avanti a Pescara, proprio si chiama Bike Trial, per incentivare lo spostamento casa-lavoro.
Abbiamo sottoscritto degli accordi con i mobility manager di grandi aziende, ma anche non grandi aziende, medie aziende e piccole aziende pescaresi sul territorio, per consentire ai loro dipendenti e ai loro lavoratori di poter utilizzare 140 biciclette del comune di Pescara, 70 pieghevoli e 70 city bike messe a disposizione per un mese a rotazione proprio di questi lavoratori. Ma mobilità alternativa vuol dire anche monopattini, certo, che sono osteggiati da molti perché ce ne sono tanti e perché vengono utilizzati da alcuni purtroppo non nel migliore dei modi. Ma voglio ricordare che abbiamo 1000 abbonati alla micromobilità elettrica. Quei 1000 abbonati che utilizzano il monopattino con l'abbonamento sono persone che non sono i ragazzini che si divertono d'estate col monopattino e magari dovrebbero essere un po' più attenti ad utilizzarlo, ma sono persone che ormai hanno eletto anche il monopattino elettrico, che è un mezzo non impattante, ecocompatibile, come sistema di spostamento anche durante la giornata per raggiungere il lavoro, e quindi lo trovano assolutamente utile e conveniente. Poi arriverà anche il bike sharing e poi avete visto nello stand gialla anche la moto elettrica. Sì. 50 moto elettriche a Pescara, è una sperimentazione, vediamo come verrà accolto anche questo sistema di trasporto. Io sono convinto che verrà accolto bene e anche in questo modo abbiamo aumentato l'offerta di sistemi e di infrastrutture per potersi spostare senza utilizzare l'automobile. Assolutamente. Oh, a proposito di Ecomob, dobbiamo andarci a vedere la rubrica del nostro Moreno Di Labbio, la bici in 200 secondi, che fa un po' un recap di quanto è successo il 2, 3 e 4 luglio a Pescara, al porto turistico Marina di Pescara, con Ecomob. Cari amici di Velò, in questa puntata mi trovo all'Ecomob, la manifestazione sulla mobilità sostenibile organizzata qui al porto di Pescara, e mi trovo in compagnia di due ospiti di eccezione, il nostro Luciano Rabottini in qualità di espositore e l'organizzatore della manifestazione Gianluca, a cui andrei a chiedere un breve riassunto, una breve disamina di questo evento per farci capire a cosa è servito e magari buttare le basi per attirare ancora più pubblico, visto che comunque ne è circolato tanto, per la prossima edizione. L'Ecomob nasce nel 2018, quindi diciamo che 4 anni fa eravamo già precursori per quello che oggi è in realtà il presente, quello che nel 2018 pensavamo fosse il futuro, adesso veramente il presente. Quello che noi vogliamo dare è sicuramente un'impronta o comunque il nostro contributo per un cambiamento culturale verso un atteggiamento green, a partire dalla mobilità, quindi dall'utilizzo sempre comunque più presente della bicicletta e anche ai mezzi alternativi, monopattini, scooter o auto elettriche. Io sono intervenuto in qualità di istruttore del Comitato Regionale Abruzzo e abbiamo allestito una piccola area, un piccolo circuito dove abbiamo avuto modo di far provare ai bambini delle gincane e soprattutto una sezione di pump track che con l'imprenditore Santilli abbiamo installato qui a Fossi. I ragazzi sono entusiasti di fare questi percorsi perché gli danno una certa sicurezza, gli danno stabilità e poi nell'ambiente è tutto ecologico. È molto utile sensibilizzare, a mio avviso, le amministrazioni locali per realizzare degli spazi di intrattenimento, degli spazi per il divertimento che consente ai ragazzi di raggrupparsi e divertirsi con un mezzo che può essere la bicicletta, lo skateboard o qualsiasi altro mezzo alternativo. A Luciano andrei a chiedere, riguardo la mobilità sostenibile, in che modo i venditori possono contribuire? Cos'è, Luciano, che fa avvicinare le persone a mezzi di mobilità alternativi? Beh, innanzitutto dobbiamo fare promozione, questo ci deve aiutare molto la politica, secondo me, con
messaggi promozionali, a far sì che poi tutta la cittadinanza si possa muovere soprattutto con dei mezzi ecologici. Anche se devo riconoscere che negli ultimi anni veramente c'è stata una crescita anche in una città come Pescara, che secondo me è una città un po' provinciale, invece certe culture stanno iniziando a venire fuori, quindi con molta attenzione anche noi operatori di questo settore ci stiamo preparando appunto a un mercato nuovo. E io voglio fare soprattutto i complimenti a Gianluca, l'organizzatore di questo evento, che voglio ricordare anche che è un evento unico nel centro Italia e nel sud soprattutto, e soprattutto quest'anno c'è stata anche molta attenzione da aziende internazionali del mondo del ciclismo, quindi ciò significa che anche le aziende internazionali stanno capendo che in territori come il centro Italia e il sud Italia c'è un certo tipo di mercato che non va perso, quindi noi operatori siamo pronti soprattutto a stare dietro a tutte le novità che potrebbero nascere da qui in avanti, con la speranza che dobbiamo però essere tutti uniti, politica, imprenditori, organizzatori di eventi, quindi tutti insieme possiamo sicuramente fare dei passi da gigante. Abbiamo qui insieme con noi gli amici della FIAB che lavorano per educare, per divulgare la sostenibilità ambientale con l'utilizzo di un mezzo come la bicicletta. Nel nostro lavoro quotidiano anche oggi abbiamo svolto quelle attività che svolgiamo sempre durante la promozione per l'uso della bicicletta. Infatti oggi a Ecomob abbiamo svolto Bimbi Bici, che ha visto molti bambini partecipare al circuito che la Federazione Ciclistica Italiana ha organizzato insieme a noi, e con un istruttore così fatto divertire, istruendo ovviamente questi bimbi che hanno girato con una felicità senza pari. A Gianluca proporrei di organizzare il prossimo anno, nelle prossime edizioni, dei forum di discussione per far capire che comunque questi mezzi di mobilità urbana vanno utilizzati con un certo accorgimento, cautela, prudenza, sicurezza. Cosa ne pensi, Gianluca? No, assolutamente, la parte formativa o comunque la parte di educazione all'utilizzo di questi mezzi è molto importante, perché oggi è facile prendere un monopattino, una bicicletta, andare in giro, ma comunque bisogna rispettare delle regole, e queste regole ormai non le insegna neanche più nessuno, per cui è importante questa cosa, e sicuramente in futuro raccogliamo questo suggerimento e faremo qualcosa insieme ovviamente agli istruttori o a chi comunque è preposto per fare questa cosa. Io ringrazio gli espositori, ringrazio Gianluca che è l'organizzatore, e do appuntamento alla prossima edizione e invito a partecipare numerosi, portando con sé i propri figli muniti di bici, ma prima ancora di casco, guanti e protezione, in modo tale che possiamo provare i vari percorsi che andremo a creare e far avvicinare al mondo del ciclismo sia i ragazzi ma anche i genitori, che comunque è un qualcosa di molto apprezzate. Un saluto, alla prossima puntata, e ringrazio il mio ospite. Abbiamo visto un po' un recap di quello che è successo ad Ecomob. Soprattutto, assessore, stavamo dicendo che le piacerebbe installare un pump track anche a Sì, Pescara. Molto bello, è molto bello, e potrebbe essere sistemato in un parco, potrebbe essere anche sistemato su un tratto di spiaggia libera, comunque messo in sicurezza, perché può essere un bel test per i bambini, per i ragazzi, e per imparare anche ad andare in bicicletta adeguatamente. Mi è piaciuta molto questa idea. E peraltro Ecomob è stata anche l'occasione per riunire gli assessori come lei, i suoi omologhi dei comuni capoluogo,
che insomma in questo modo si può anche fare rete tra i capoluoghi della nostra regione. Sì, è stato straordinario perché sempre su iniziativa degli organizzatori si è fatto un po' il punto della situazione nelle varie città abruzzesi, quindi i quattro comuni capoluogo sono stati rappresentati dai miei colleghi assessori alla mobilità, ci siamo confrontati, abbiamo raccolto le idee di ciascuno e abbiamo stabilito, bellissima idea del collega assessore del Comune di Teramo, di creare anche un coordinamento degli assessori alla mobilità. Questo ci consente appunto di essere da stimolo per le attività che noi svolgiamo, di cogliere idee, di adeguare ai nostri territori le iniziative e quindi abbiamo stabilito periodicamente di incontrarci. È una bella cosa, noi abruzzesi ci hanno sempre un po' accusato di essere divisi ed è stato sempre un errore, invece noi dobbiamo fare squadra, dobbiamo essere uniti, a prescindere tra l'altro dalle colorazioni politiche, eravamo assessori di amministrazioni eterogenee, certo, di colorazioni diverse, ma quel giorno, e sono convinto anche nelle altre occasioni in cui ci incontreremo, non ci saranno differenze che tengano. C'è l'amore per la mobilità sostenibile, per questi temi, per un mondo diverso, per un mondo ecocompatibile, per i ragazzi, e quindi c'è un denominatore comune che assolutamente ci fa superare qualunque tipo di steccato ideologico. Riccardo, hai visto come siamo avanti? Siete avanti. Vi manca un ciclodromo e questo è vero, è vero. Vi mando un messaggio perché secondo me, soprattutto per chi fa dell'agonismo a livello giovanile, in sicurezza è necessario e trovare degli appezzamenti di terreno. Ha ragione. Ce ne sono sicuramente tanti. Io porto sempre l'esempio di un ciclodromo che si chiama, anche ha un nome anche abbastanza importante, ciclodromo Alfredo Martini a Ponte Buggianese in Toscana. Ce ne sono ci sono diversi comuni che hanno adottato questo sistema, perché fare un velodromo è costoso e diventa molto complicato, mentre un ciclodromo, un anello di 2,5 km come c'è a Ponte Buggianese, mi creda, molto bello, si può fare in poco spazio e si può fare attività sia di mountain bike, BMX, strada, e poi può essere anche usato per pattinare, per fare attività fisica motoria molto interessante. Ci dobbiamo lavorare, ha ragione. Grazie. E magari da qui potrebbe partire quest'idea. Noi siamo in chiusura, fatemi dare l'appuntamento di domenica 11 luglio a Sant'Egidio alla Vibrata, quarto trofeo Bar Residence Villa Marchesa esordienti primo e secondo anno e allievi. Questo è l'appuntamento di domenica. Vi ricordo che settimana prossima eccezionalmente andremo in onda di venerdì e non di giovedì, quindi venerdì alle 21, visto che abbiamo parlato di età anagrafica, di giovani, di sostenibilità e di cultura anche proiettata verso il futuro. Fatemi salutare tutti quelli che ci hanno seguito questa sera con la foto più bella, probabilmente, di questo Tour de France. Di una maglia gialla che non c'è più, cioè Van der Poel che è andato a casa, ovviamente ha tenuto la maglia per alcuni giorni e adesso è andato a casa, però questa probabilmente è la foto più bella, straordinaria, che veramente ci restituisce un'immagine del ciclismo davvero straordinaria. Il bambino e poi la reazione, se si è scatenato i video, sono diventati virali, una reazione come se gli avesse consegnato chissà che cosa. E lo sa perché questo assessore? Perché nel ciclismo hanno vietato i ciclisti non possono buttare le borracce. Sì, sì. Questo l'avevo. E allora il ciclista, guarda che fa, dal bambino glielo dà al bambino. La consegna in mano diretto. Ed è probabilmente la foto più. Hanno tolto una poesia straordinaria. Straordinaria del ciclismo, perché molti ragazzi, pubblico, venivano alle corse per raccogliere le borracce. L'Unione Ciclistica Internazionale ha vietato anche questo. Va bene, Van der Poel ha rimediato, dai! Polemica finale. Abbiamo vinto la tappa e Van der Poel ha rimediato. Grazie Luciano, ci vediamo venerdì prossimo. Buonasera e ringraziamo l'assessore. Grazie a voi. Grazie assessore. Buonanotte. Luigi Alboremascia, buon lavoro ovviamente. Grazie. Anche per tutti questi progetti che riguardano Grazie. La sostenibilità.
nel trasporto. Buon tour, Riccardo. Grazie, domani sarà una tappa molto lunga, 220 chilometri, però ce la faremo. Grazie soprattutto per il ricordo di Piero. Buonasera Assessore, buonasera a tutti e buonanotte. Grazie. Grazie Riccardo, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo settimana prossima, tra 8 giorni, non 7, 8, sempre su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte. Cinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero.
Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.